Ciao a tutti ragazzi, benvenuti nella cucina di Longino. Oggi io e Rodrigo andiamo a realizzare un antipasto in vista dell'estate. Una tartare di gambero rosa, un prodotto pronto all'uso, già tagliato, sotto vuoto, semplicemente da condire e servire. Andiamo a servirlo con un carpaccio di avocado e un'emulsione al lampone. Per prima cosa andiamo a realizzare la nostra emulsione al lampone. Andiamo a mettere all'interno della bacinella un culo di lampone, un po' di wasabi in pasta, olio extravergine, un pizzico di sale, un goccio d'acqua per andare a smorzare l'acidità del lampone e iniziamo a frullare addensandola con un pizzico di gomma di xantana. Controlliamo la densità, se è ancora un pelo troppo liquida andiamo ad aggiungere ancora un pizzico di xantana. Andiamo a mettere la nostra emulsione all'interno di un biberon e ora, mentre Rodrigo condisce la nostra tartare di gambero rosa con dell'olio, sale, cornish e pepe selvatico, io vado a realizzare il nostro carpaccio di avocado che andremo a inserire all'interno di uno stampino. Andiamo a mettere le nostre fette di avocado all'esterno del nostro stampino in questa maniera. Una volta che abbiamo disposto bene il nostro avocado all'interno dello stampino, non ci resta che andare a inserire la nostra tartare di gambero rosa. A questo punto prepariamo un'insalatina di crescioni. Ok. Tagliati i nostri crescioni, li mettiamo su un panno carta così da assorbire un po' se di umidità in eccesso. Andiamo a togliere lo stampino. Andiamo a posizionare la nostra emulsione a gocce e terminiamo con la nostra insalata di crescioni. Un filo d'olio extravergine a chiudere. E voilà, la nostra tartare di gambero rosa, carpaccio di avocado e emulsione al lampone wasabi.